Ciao a tutte, oggi vi faccio vedere come realizzare vari tipi di French. Lo farò con dei smalti cotti, userò come base, metterò questo rosa e userò il bianco. Per prima cosa io mi preparo le unghie, quindi ci stenderò, faccio solo una passata così sembra più naturale. E lo metto a catalizzare per 30 secondi nella lampada a LED. Ok, io per ora ne ho fatti 4, poi li sgrasso. Allora, prendete poco prodotto sul pennello e tirate una riga. Cercate di essere il più dritte possibile. Poi io con l'aiuto di un dotter faccio un po' gli angoletti. Ok, ora lo metto a catalizzare per 30 secondi e ci do un'altra ripassata per dargli un po' di coprenza. A questo punto non dovete sgrassarlo. Poi io lo delineo ancora un po'. Ok, una volta catalizzato, noi lo sgrassiamo, poi si può sempre abbellire in un altro modo, magari metterci dei fiorellini. Io lo lascio così per mostrarvelo. Ok, ora vi mostro un French un po' più sorridente. Quindi e poi col dotter mi aiuto a delinearlo, quindi qua faccio un po' più tondo. Ok, ora lo mettiamo a catalizzare, sempre per 30 secondi. Ora facciamo un French molto basso, che ho visto che va molto di moda in questo momento. Quindi. Ok. Credo che così vada bene. Lo metto a catalizzare. Ok, questo è quel che è venuto. Ora facciamo un French solo da un lato. Quindi prendo un po' di prodotto solo sulla punta. E lo voglio da qui. Lo porto da qua verso giù, anche un po' di più, quindi da qua verso così. Prendo l'altro prodotto un po' sulla punta e lo rifaccio dall'in basso verso in su.
non vi viene preciso, non vi preoccupate, che tanto poi lo potete comunque un po' decorare, quindi ci mettete magari una striscietta argentata, dei brillantini, così non si nota magari che non è proprio preciso. Anche perché ci sto ancora lavorando sul French, però vi faccio vedere come li faccio io. Ok, ora lo metto a catalizzare e poi ci do un'altra passata. Ok, questo è quello che è venuto. Ora facciamo la stessa cosa, solo che ne aggiungiamo un po' un pezzettino. Quindi prendiamo un po' di prodotto sulla punta. Appoggiamo il pennello e tiriamo giù. Però io qua aggiungo un'altra linea dall'altra parte, un po' più piccola, giusto così. Ti facciamo un'altra passata. Quindi questo sarebbe tipo l'effetto. Sempre per 30 secondi. Ok. Lo ripassiamo. Ok, lo metto di nuovo a catalizzare. Ok, ora invece facciamo dei puntini, perché per quello che voglio fare io ora ci vuole un po' di precisione. Ok, questo più o meno il centro, andiamo a vedere più che altro. Ora prendiamo sempre poco prodotto, un po' sulla punta, e tiriamo fino al centro. La stessa cosa qua. Al centro abbiamo detto che è qua. Allora, mi è venuto un pochino storto, però non è un problema, lo possiamo sempre raddrizzare. Quindi lo rifaccio un pochino. Lo metto dentro. Ok, questo French sempre ci do dei puntini come riferimento in mezzo. Uno qua e qua. Ora prendiamo un po' di prodotto. Io l'ho aggiunto fra le lattugherie del French. Anche se diciamo che copre quasi tutta l'unghia, quindi lascio solo questo triangolino e il resto lo riempio. Lo metto a catalizzare. Ci do un'altra passata. Ok, l'altro French dovrebbe assomigliare o a un cuoricino, o tipo ai baci, a dei bacetti. Quindi facciamo due palle
questo tipo di French starebbe meglio sull'unghia, a punta, a mandorla proprio. Però io la faccio anche qua. Sarebbe tipo questo effetto qua. Lo metto a fuoco di sale. Ok, su questo che è l'ultimo, faccio uno proprio dritto dritto, quindi uno sul proprio quadrato, senza nemmeno fare queste parti. Solo dritta, senza fare nessun angoletto. Ok, una volta finito, do il top coat a tutte le unghie. Ok, questi sono tutti i French che comunque io conosco, poi non so se voi ne conoscete altri, ditemelo così, così li aggiungo. Allora, come vediamo, quindi abbiamo sul quadrato, un po' più sul tondo, quella più sorridente, quella proprio sulla punta, quella obliquo, obliquo con un pezzettino in più, quella centrale, quella quasi tutta coperta e un cuoricino, una specie di rubacetto. Nel prossimo video vi mostrerò come decorarli.